Fortemente preoccupati gli avvocati Elbani per la situazione che si è venuta a creare con il trasferimento delle cause al Tribunale di Livorno. Ecco quello che suggeriscono. Mi sembra opportuno anche far rilevare come alla base del provvedimento del Presidente del Tribunale di Livorno che attua il trasferimento della procedura civile, dei fascicoli del civile dal Tribunale di Portoferraio a Livorno, sia il fatto che risulta molto difficoltoso per un solo magistrato giungere all'Elba, soprattutto nei mesi invernali. Quindi, poiché le cause relative al civile che si faranno a Livorno saranno quelle dove verranno ascoltati i testimoni, si prospetta come conseguenza che per non venire una persona, un magistrato all'Elba, saranno tutti gli elbani che sono chiamati a testimoniare a dover affrontare il viaggio dall'Elba a Livorno. La problematica si amplifica nel momento in cui si parla del processo penale. Se tutto questo dovesse anche essere trasferito sul processo penale sarebbe un disastro, perché ogni udienza che noi facciamo sono 15, 16, 20 fascicoli con persone interessate complessivamente tra imputati, persone offese, parti civili, testimoni, forze dell'ordine. Diciamo che per non spostare una persona si arriva al paradosso di farne spostare magari 100. Il tribunale è riaperto come una scatola vuota e faticosamente siamo riusciti a ripristinare un ruolo che ora è di nuovo sotto minaccia di essere ritrasferito tutto a Livorno. Il timore è anche riferito al fatto che le pratiche non potranno essere ritrasferite al Tribunale Elbano. Ci hanno riferito che sono stati trasferiti con un sistema informatico che non consente il ritrasferimento nella nostra sede. Quindi quello che è partito dovrebbe restare di là. Questo è un altro pregiudizio non indifferente. A questo punto l'obiettivo è la stabilizzazione della sede distaccata dal 2024 in poi. Anche alla luce della recente modifica della norma costituzionale che prevede proprio per le zone disagiate la garanzia di questi diritti.